Riola, frazione di Vergato, cuore dell'Appennino bolognese, sulla via di Pistoia, Italia. Un intero paese che osserva, un paese osservante. Osservante e perseverante al punto di essere in agitazione da oltre sei lustri per ottenere una sua ecclesia, in senso etimologico si intende, vale a dire il luogo d'incontro con se stessi, con gli altri, con Dio. Ma non un'ecclesia qualunque, una chiesa nuova, moderna, unica nel suo genere, semplicemente una chiesa d'autore. Il maestro era scettico. Abituato al meraviglioso legname della sua Finlandia, male si adattava al pensiero che la struttura portante della chiesa da lui progettata venisse risolta in prefabbricazione. Egli l'avrebbe realizzata in legno, il caldo legno che si lascia lavorare dal tagliente della pialla, arrotondare, levigare, fino a divenire seta sotto le mani. Sono invece il ferro e il cemento le materie prime che vengono impiegate nello stabilimento Grandi Lavori. Passami un F30. È così possibile eseguire, con pochi specialisti, ciò che in cantiere avrebbe richiesto centinaia di uomini, ponteggi, casseforme complesse e un tempo esecutivo incalcolabile. In più, in stabilimento, è possibile ottenere, con rispetto assoluto del progetto, e con precisione dell'ordine del centimetro, le sezioni variabili previste in progetto per ogni punto dei 18 diversi segmenti d'arco. Lavorare in stabilimento è un po' come lavorare alla scrivania, e il maestro, al cospetto dei nostri esecutivi di produzione, si immedesimò a tal punto da superare, con il suo entusiasmo, quello che ci aveva animati quando gli proponemmo la nostra soluzione.
Tarda estate 1976. Lungo la statale, che da Bologna porta al passo della Porretta, autotreni scortati fanno la spola con carichi che, nel gergo viario, vengono definiti eccezionali. Ebbene, se vi è qualcosa di eccezionale in questi carichi, non si tratta del peso, né dell'ingombro dei pezzi trasportati, ma del fatto di essere, essi stessi, protagonisti indiretti di una storia interessante. È una storia di fede, nel senso più esteso della parola, che interessa la popolazione di una frazione, Riola, che vuole la sua chiesa. Un progettista, il grande architetto Alvar, che l'ha inquadrata nello scenario delle rive del Reno, noi della Grandi Lavori, che abbiamo pensato di risolvere l'ardito progetto in prefabbricazione quasi integrale. Una terna di credo che si sono dati appuntamento qui, sul futuro sagrato della chiesa. Da un pezzo gli abitanti di Riola avevano perso la speranza di potersi incontrare con Dio sotto la volta della chiesa disegnata dal grande maestro. Da troppo tempo se ne parlava, e qui in Emilia si è propensi a ritenere che se le cose non vengono fatte alla svelta, vuol dire che non si faranno mai più. D'altronde, lo stesso maestro, abituato a vedere le sue opere crescere in fretta, era perplesso. Riola, il suo primo progetto di chiesa di culto cattolico, restava sulla carta, impolverandosi sulle scrivanie dei burocrati. Pensare che lui, appena giunto sul posto, l'aveva disegnata di getto, come spinto da un'ispirazione, da un suggerimento. Purtroppo Alvar Aalto, il maestro, oggi non c'è più e non può vedere, ora che il peggio è passato, come con il cemento abbiamo dato vita a quelle forme purissime da lui disegnate, risolvendo problemi che egli stesso, al principio, riteneva insolubili con la comune tecnica della prefabbricazione. Nel tradurre in realtà il suo pensiero con un metodo tutto nostro, ci ricordiamo di lui e vorremmo che egli si trovasse con noi per constatare come la fede nei sistemi che abbiamo impiegato sia forte come la sua quando concepì una chiesa esteticamente e funzionalmente nuova, punto di incontro di uomini che credono in se stessi, nella loro capacità di sentirsi vicini e fratelli, al di là e al di sopra delle loro stesse opinioni. La struttura portante della chiesa di Riola è costituita da 6 grandi archi a sezione variabile, costruiti, come si è visto, in stabilimento, in 3 tronconi per ciascun arco, assiemati in cantiere a piedopera. Dato che forma, apertura e peso di ogni arco sono diversi, si rende necessario adottare una particolare tecnica di sollevamento, basata su calcoli specifici dei punti di presa, elemento per elemento. Il metodo adottato consente di sollevare questi pezzi, del peso medio di 50 tonnellate, con una sola gru, senza imprimere ai manufatti alcuna deformazione. Infatti, la trave attrezzata impiegata per il sollevamento, munita di 2 bozzelli, opera su 4 punti di presa, onde distribuire il tiro in maniera uniforme su tutto l'arco. Una volta portato in posizione verticale l'elemento, le 2 estremità vengono introdotte nei plinti precedentemente predisposti. Posa bagnata, posa fortunata, ma con il sole è un'altra posa. In 6ª giornata, in una splendida mattinata di fine estate, inizia la posa dell'ultimo arco. L'effetto prospettico che già si nota è il risultato dello studiato, diverso dimensionamento di ogni arco. Credeteci, occorre solo la nostra intraprendenza per pensare di costruire manufatti di queste dimensioni,
a sezione variabile di metro in metro, con la tecnica della prefabbricazione. Ma la sfida morale con il grande Alvar Aalto ci ha indotti a farlo, per dimostrare a lui e ad altri della sua statura che è possibile prefabbricare in stabilimento tutto ciò che in genere viene ottenuto in cantiere con metodi tradizionali, convinti di avere fatto meglio, in minor tempo e con minore spesa. Per 6 volte compiamo a Riola queste non facili manovre. E oggi ci sentiremo di costruire 100, 500, 1000 archi, l'uno diverso dall'altro, nei più disparati punti della Terra, pronti a sostenere che la nostra tecnologia di prefabbricazione può tenere testa a tutte le altre tecniche attualmente impiegabili. Maggio 1977. Elissa Aalto, vedova del maestro, compie una visita in cantiere, ricevuta dal geometra Mario Tamburini, direttore generale della Grandi Lavori. Il maestro è lì e, come tutti i giorni, ci saluta. Come tutti i giorni, egli segue la costruzione della sua opera, di quell'opera che forse più di ogni altra egli amò, riflesso dell'amore che gli portava verso il nostro paese, tanto diverso ma tanto simile al suo per la qualità della gente. Elissa Aalto, che ha partecipato al progetto, sente commossa questa presenza. Sente che lui si identifica con l'opera che sta sorgendo. Grande, imponente, immortale. La posa degli archi rappresenta un exploit difficilmente imitabile, restando la prima posa al mondo di prefabbricati di tali dimensioni. Tuttavia, quel che viene dopo non è da meno. In stabilimento, infatti, realizziamo in prefabbricazione tutti gli elementi di copertura variamente sagomati e tra loro diversi. Per costruire questi manufatti, che accostati in opera dovranno raccordarsi tra loro in una linea di fuga armoniosamente arcuata, è stata ideata una macchina, semplice ma geniale, all'italiana. Così ci è possibile conferire ad ogni elemento le curvature necessarie, lavorando in serie pezzi non di serie. Forse, non immaginando la capacità di inventare soluzioni valide, estemporanee, propria di noi latini, il maestro inizialmente dubitò delle possibilità offerte dalla prefabbricazione. Siamo lieti che, ricredendosi, egli ci abbia offerto il modo di dimostrare a coloro che ne hanno continuato l'opera quanto fossero al di sotto delle nostre possibilità gli impegni che ci eravamo assunti.
Mittente, centro di prefabbricazione pesante grandi lavori di Pontecchio Marconi. Destinatario, cantiere grandi lavori, Riola di Vergato. Bolla di carico, elemento prefabbricato per la copertura della chiesa. Uno dei numerosi pezzi parte dallo stabilimento per raggiungere gli altri, assiemarvisi e formare un edificio, come in un gioco ad incastri. Un grande, complicato gioco ad incastri per una ingegneria adulta. Autunno 1977. Posa della copertura. L'unione in linea degli elementi prefabbricati viene denominata vela. L'immagine è calzante. Come vele gonfie di vento, queste strutture si protendono verso l'azzurro infinito del cielo. Eseguita la copertura, la costruzione per noi non ha più storia. Completarla, rivestirla, pavimentarla, rifinirla è ormai opera alla portata di tutti. Ci elettrizza invece, a non molto dall'inaugurazione, la convinzione di avere mantenuto fede all'impegno preso con il maestro, sicuri come siamo che il giorno importante della presentazione dell'opera egli sarà al nostro fianco, con la sua forte personalità. Allora, dentro di noi, ci feliciteremo a vicenda per avere portato avanti, insieme, qualcosa di grande, di ardito, di insolito. Si chiude così una pagina della storia della chiesa di Riola, chiesa da testi di storia dell'arte, ma anche da manuale
di Scienza delle Costruzioni.